Bentrovati a tutti telespettatori di Telenicosia, queste notizie fresh provinciali del 26 marzo curate dalla nostra redazione. Enna, militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Enna hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della titolare di una gioielleria di Piazza Armerina che ha riguardato beni mobili ed immobili per un valore di 750.000 euro che costituiscono l'equivalente delle imposte dirette dell'IVA che si assumono evase. Il sequestro odierno, disposto dal GIP presso il Tribunale di Enna su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha riguardato 12 immobili tra terreni e fabbricati, compresa un'elegante villa nella disponibilità del rivenditore accusato di dichiarazione fraudolenta. Il provvedimento giudiziario convalida le risultanze di un'intensa ed approfondita attività ispettivo-tributaria, conclusasi nei mesi scorsi, al termine della quale i verificatori, attraverso un attento esame della movimentazione di denaro in entrata ed in uscita dal conto cassa ed una minuziosa analisi delle effettive congruità dei rapporti economici intercorsi con clienti e fornitori, hanno ricostruito il reale volume e giro di affari conseguito dall'esercizio commerciale. I controlli hanno posto in evidenza che la titolare della gioielleria per 6 anni consecutivi dal 2007 al 2012 aveva effettuato operazioni in nero senza denunciare ai fini delle imposte dirette incassi al fisco per un ammontare di 2 milioni di euro con la correlata evasione dell'IVA per circa 220.000 euro. Nicosia continua la querela sulle nomine del nuovo consiglio di amministrazione effettuate dal commissario straordinario del comune di Nicosia, Margherita Rizza. Dopo le nomine dei 3 componenti, il commissario dimenticava di nominare il presidente dell'azienda speciale, Silvio Pastorale. Con una nuova determina, la dottoressa Rizza rimedia nominando Antonino Proetto quale membro più anziano ed esperto nel settore. Con una successiva determina, il commissario revoca uno dei componenti del consiglio di amministrazione, Giuseppe Scarlato, in quanto secondo il decreto legislativo 39/2013 all'articolo 7,2 sussisterebbe una causa di inconferibilità di incarica a componenti di organi di indirizzo politico. Il dottor Scarlata, durante l'amministrazione Malfitano, ricoprì l'incarico di assessore. Peccato che la nomina sia applicabile ai comuni con più di 15.000 abitanti e Nicosia non è tra questi. In conseguenza di questa determina, nella stessa giornata il commissario emette un'altra determina con la quale revoca il presidente appena nominato, in quanto con la revoca di Scarlata occorre ricomporre il consiglio di amministrazione e dopo rinominare il nuovo presidente. Il commissario si riserva con ulteriori atti di reintegrare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e successivamente di nominare il presidente. Nicosia continuano in modo proficuo ed innovativo le iniziative dell'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta. Dirigente scolastico e professori, in sinergia con gli studenti, hanno partecipato il 17 e il 18 marzo al progetto Giornata di Formazione a Montecitorio. Un contatto diretto con l'istituzione parlamentare della Camera dei Deputati, molto innovativa e di sicuro interesse per i ragazzi che ne hanno preso parte. Lo scopo del progetto era quello di avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni, favorendo una conoscenza diretta della vita istituzionale, prima a livello locale e regionale e poi a livello nazionale con la visita alla Camera dei Deputati. Sono stati coinvolti circa 40 studenti delle classi 4 e 5 dell'istituto insieme ai docenti che li hanno seguiti in questo progetto sviluppato prima all'interno dell'istituto e successivamente presso le istituzioni. I docenti accreditati Antonello Catani, Anna Laganga Senso, Michela Salamone e Alessandro Rizzo insieme al dirigente scolastico Felice Lipari hanno accompagnato gli studenti prima a Palermo in visita all'ARS, sede del più antico Parlamento d'Europa ed attuale sede del Parlamento regionale siciliano e successivamente in 1 o 2 giorni a Roma presso la Camera dei Deputati. A Gira la Domenica delle Palme è ormai come da tradizione la Domenica della Passio. La sacra rappresentazione è giunta alla sua 14ª edizione, avrà inizio alle ore 19 dalla chiesa Madonna della Grazia, dove verrà rappresentato il glorioso ingresso di Gesù a Gerusalemme. I vari miracoli di Gesù Cristo verranno messi in scena lungo la via Vittorio Emanuele. I visitatori dovranno poi spostarsi nella chiesa reale, abbazia. Al suo interno infatti ci sarà la scena dell'ultima cena e sul sagrato il processo dinanzi a Pilato, mentre la villa comunale sarà la location per il rinnegamento di Pietro, il Sinedrio e l'Orto degli Ulivi. Seguirà l'inizio della via Crucis in tutte le sue stazioni che si concluderà presso il Calvario, dove, dopo l'impiccagione di Giuda, sarà rappresentata la crocifissione di Gesù. Quest'anno la manifestazione, oltre ad essere organizzata dalla Chiesa Reale, Abbazia di San Filippo da Gira, è sotto il patrocinio dell'Opera Pia, Casa Diodorea e di Avis a Gira. A Gira Murgano Champions ancora in evidenza a Gela in occasione del Memorial Antonino Calabrese, valido come quinta tappa del 6° campionato regionale XN di nuoto.
La società ennese Agirina si è infatti classificata al secondo posto nel medagliere generale con 600,5 punti, preceduta soltanto dai padroni di casa dello Sporting Club Gela, conquistando ben 45 medaglie, di cui 17 d'oro, 17 d'argento e 11 di bronzo. Qualche giorno prima a Caltanissetta, ai campionati regionali di nuoto fin indoor, nella categoria esordienti B, la giovanissima e promettente nuotatrice Morena Di Stefano, al secondo anno di agonismo fin, ha fatto registrare ottimi tempi, migliorando tutti i suoi personali sui 100 dorso, sui 50 farfalla, sui 100 e 200 stile. Non solo nuoto però, perché come spesso accaduto negli ultimi anni, la polisportiva Champions dei fratelli La Motta riesce a distinguersi contemporaneamente in più discipline, e va sottolineata a tal proposito la super prestazione degli atleti Gianmarco Pacino e Carmelo Giuliano, che a Siracusa, nella seconda tappa del Grand Prix Ficilcam Sicilia 2015 di karate, sono riusciti a salire sul podio piazzandosi al terzo posto nelle categorie esordienti B, 52 kg e 63 kg. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.